Ciao bambini, oggi ho deciso di portarvi con me in un mondo magico. Ho deciso di leggervi questa storia. Sembra questo, sembra quello. È un libro che ci insegna a guardare le cose in modo un po' diverso. Allora mettetevi comodi. Sembra questo, sembra quello. È una fiamma, ci scommetto. No, è la cresta del galletto. Sembra proprio un fiore giallo. No, è il becco del pappagallo. Questo è certo un bel cestino. No, è soltanto un cappellino. Forse questo è un bel cappello. No, invece è un verde ombrello. Direi proprio che è un ombrello. No, è l'ala del pipistrello. Guarda, guarda, un monticello. No, è la gobba del cammello. Sembrerebbe una banana. No, no, è il becco del tucano. Sono tronchi, sono piante. No, son zampe d'elefante. Non c'è dubbio, questo è il mondo. No, invece è un occhio tondo, l'occhio blu del signor Ivo, che par buono. Ma è cattivo. Al contrario, il signor Tono par cattivo. Invece è buono. Sembra questo, sembra quello. Sembra brutto, invece è bello. Sembra un cesto, ma è un cappello. Sembra un monte, ma è un cammello. L'importante è di capire che si può sempre sbagliare e che spesso non vuol dire quel che sembra e come appare. Bimbi, ci tenevo a leggervi questa storia perché ci insegna a guardare un po' più in là di quello che ci fanno vedere gli occhi. Non sempre quello che non ci piace è come sembra. Bisogna fare molta attenzione e guardare non solo con gli occhi, ma con gli occhi del cuore. Spero che vi sia piaciuta questa storia, bimbi, e mi raccomando, guardate sempre con molta attenzione le cose, perché niente è come sembra. Un bacione!